Allora diamo inizio al Consiglio Comunale con l'appello. Cicchitti. Presente. Carinci. Assente. De Fans. Testa. Presente. Pellegrini. Presente. Menarocco. Staniscia. Presente. Milanese. Presente. Palena. Presente. Di Pasquale. Presente. D'Amelio. Presente. Di Giacomo, Sciolilli, De Virgilis, Fantasia, Mena Vincenzo, Antonini. Costa del Mondo Regale, diamo inizio al Consiglio Comunale. Prima di iniziare volevo porgere al nome di tutto il Consiglio Comunale le condoglianze al consigliere Marina per la scomparsa del Buonasera a tutti, scusate la voce bassa. Buonasera a tutti, scusate la voce bassa, ma sono malanni di stagione. Ho una breve comunicazione da fare al Consiglio Comunale. A seguito di una riflessione tanto meditata e di non facile maturazione, comunico al Consiglio Comunale la volontà di voler uscire dal gruppo di Liberatessa. Prevalenti ragioni di ordine etico, comportamentale, morale e quindi personale mi spingono a questa decisione e prima fra tutte la convinzione di essere assolutamente inadeguata rispetto ad un modo di fare politica che non condivido e non comprendo. Sconto una solitudine e una mancanza di collaborazione che deriva soprattutto dall'assenza di coinvolgimento da parte del sindaco che fin dall'inizio ha manifestato la volontà di amministrare la cosa pubblica in maniera del tutto autonoma ed indisturbata, senza rendere partecipe me e non solo di questioni importanti e nevralgiche della nostra città, e ha sempre mostrato scarsa attenzione e disinteresse nei miei confronti e nei confronti delle proposte e dei suggerimenti che ho ritenuto di formulargli. Credo profondamente nel lavoro di squadra, nella suddivisione dei compiti, nella condivisione degli obiettivi e delle strategie, nella programmazione del lavoro da svolgere. Ho provato con umiltà e correttezza a creare rapporti collaborativi. Ho dato disponibilità totale ai cittadini, quale che fosse la loro provenienza sociale e o politica, facendo diventare ogni loro esigenza un problema da affrontare e risolvere subito. La logica del rimandare a domani i problemi di oggi non mi appartiene. L'entusiasmo che mi ha portato ad accettare nel 2012 il delicato compito conferitomi non voglia si perda nell'insoddisfazione, nella impossibilità di fare, di agire davvero per il bene dei miei concittadini e del mio paese. Rimango a disposizione non di questo sindaco ma del paese di Atessa. Concludo con una precisazione del tutto inutile per quanti mi conoscono, ma necessaria per evitare ulteriori fraintendimenti. Non ho mai chiesto in cambio poltrone, che pure mi sono state offerte. Anzi, come tutti ricorderete, sono stata io stessa la prima a rinunciarvi quando decisi di rassegnare le mie decisioni dall'incarico di assessore, per le stesse motivazioni che oggi mi spingono a prendere questa decisione. Preciso inoltre che l'uscita da Liberatessa non significa schierarsi con il gruppo di minoranza. Entrerò anche io a far parte del gruppo misto, nella convinzione che l'obiettivo primario di tutti è mettersi a servizio del cittadino e della propria comunità. Grazie. Grazie consigliere. Presidente, sull'ordine dei lavori. Quindi, Presidente, a questo punto penso che sia doveroso un'inversione dell'ordine del giorno. Ordine dei lavori. C'è stata una dichiarazione a cui prendiamo atto e siccome abbiamo al secondo punto l'ordine del giorno. Sì, questa discussione. No, scusa, Presidente, se ti leggi il regolamento. Presidente, se ti leggi il regolamento.
che sono attinenti al secondo punto all'ordine del giorno, a questo punto il secondo punto all'ordine del giorno diventa più, perché di fatto si apre il dibattito. E che concetto che c'ha Borrelli, che concetto che c'ha Borrelli delle regole democratiche e delle regole. Che concetto che c'ha Borrelli. Dopodiché è una proposta. Noi facciamo proposte. Una inversione dell'ordine del giorno, mettendo al primo punto la verifica della maggioranza, perché dopo le dichiarazioni che sono state fatte in apertura di questa assemblea, mi sembra, come dire, logico, doveroso e conseguenziale. Anche perché vorrei fare una domanda al consigliere Melane Milanese, perché per cortesia, fallo presente, lo conteso. Lo devi interrompere quel signore. La proposta del consigliere Porto. Esatto. Qual è la proposta? La proposta è di mettere al primo punto all'ordine del giorno verifica della maggioranza. Allora mettiamo a votazione la diversione dell'ordine del giorno. Mettiamo io. Chi è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, d'accordo. Chi si astiene? Sì. Scusa, non ho visto. Scusa, chiedo ovviamente scusa. 6. Allora, 6 per i sì. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Quindi la proposta non viene accettata. Quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Ex ospedale San Camillo delle Reti di Adessa e di nuovi investimenti per strutture ospedaliere della regione Abruzzo. Provvedimenti. Il sindaco. Io credo che il Consiglio Comunale, invece di confrontarsi, tra virgolette, confrontarsi ovviamente, su queste scaramucce inutili e improduttive, si debba confrontare sui problemi reali di questa nostra città, su quello che ci accade attorno, su quello che sulle nostre teste altri programmano e portano avanti i loro progetti. Quindi ci aspettavamo che fosse la minoranza a convocare il Consiglio Comunale, non per la verifica del numero legale, ma per parlare di sanità, parlare dei problemi del nostro ospedale, parlare di una programmazione sanitaria sul territorio per dare le risposte concrete ai cittadini, non per venire a chiedere e per farsi votare contro l'inversione dell'ordine del giorno o per venire qui in Consiglio Comunale a lamentare fatti personali, cui ci tornerò successivamente, quando sarà il momento, perché sono ligio al rispetto delle regole. Ebbene, noi abbiamo convocato il Consiglio Comunale appena abbiamo appreso, contestualmente se vogliamo, alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte della minoranza, appena abbiamo appreso che la Regione Abruzzo aveva la disponibilità di 371 milioni per quanto riguarda la rete ospedaliera per la costruzione di 5 nuovi ospedali. Io credo che il silenzio dal 30 marzo ad oggi, da quando praticamente c'è stata la sospensione, il provvedimento che ha sospeso l'attività chirurgica del nostro ospedale, al di là di quei 40 giorni di presenza all'Aquila più di una volta, di qualche consiglio comunale, di rassicurazioni e via dicendo, la cosa è passata
in subordine e nessuno più si è preoccupato del nostro ospedale. Io credo che questi siano i problemi che invece noi dobbiamo affrontare e discutere in quest'Aula, dove l'assessore alla sanità trova il tempo per incontrare gli amici di partito nelle varie sezioni, ma non lo trova il tempo per venire a discutere in un'aula di un consiglio comunale. Ebbene, noi questa sera proponiamo un ordine del giorno che ripercorre un po' le tappe a partire dal 30 marzo ad oggi e facciamo una nostra proposta. Certamente se questo ordine del giorno, come aveva anticipato il consigliere Borrelli, e qui voleva condividere con noi questo ordine del giorno, io non lo escludo. Personalmente avevo preso l'impegno, ho avuto dei contrattempi, non mi è stato possibile confrontarmi con il consigliere Borrelli, ma durante questa serata, alla fine della discussione, io credo che non ci siano problemi appunto per confrontarci in questo senso. Ecco il senso di questo ordine del giorno: da un lato quello che è accaduto, dall'altro lato il futuro di questo, di questa nuova sanità nella nostra regione, i tempi che ci vorranno. Basti solo pensare, mi rammarico anche personalmente perché sono passati 26-27 anni sulle mie spalle, io facevo parte di quel comitato di gestione della ASL di Lanciano lontano 87-91 e mi ricordo ci trovammo di fronte ad affrontare proprio quel decreto che rivoluzionò un po' la sanità, denominato Donat Cattin, l'allora ministro della sanità, quindi stiamo parlando dell'88-89, stiamo al 95, quindi la bellezza di 26-27 anni. E qui nei 371 milioni di euro che si sono liberati per i nuovi 5 ospedali ci sono ancora i soldi e la programmazione di 26 anni fa, di 27 anni fa, di quel governo e di quel ministro. E allora qui nasce la nostra preoccupazione. La preoccupazione è che intanto ci hanno chiuso la chirurgia in senso lato, cioè chirurgia generale e ortopedia, e già si vocifera pronto soccorso e medicina, quindi ci trasformeranno nel giro di pochi giorni in un poliambulatorio. E qui a me mi preoccupa, perché nello stesso momento, come diceva l'arcivescovo Cipollone di Lanciano, è come un sarto che taglia prima la stoffa e dopo prende le misure all'individuo che deve realizzare il vestito. Probabilmente sarà un bestione quell'individuo e quella stoffa è insufficiente per realizzare quel vestito. E allora la nostra preoccupazione qual è? È che intanto abbiamo tolto dei servizi sul territorio, perché in questi giorni, tra l'altro, non noi di Atessa ci lamentiamo, si lamentano i sanitari, il tribunale del malato, di altri presidi ospedalieri si lamentano, dove praticamente non riescono a dare le risposte ai cittadini. Liste per attività chirurgiche in elezione, liste di attese di 2 anni. E questa è la sanità che vogliamo nella nostra regione, in questo nostro territorio? Io penso proprio di no, che non è questa la sanità che vogliamo. Allora, ripeto, qui nasce la nostra preoccupazione. Se sono passati 26 anni dal decreto Donat Cattin, speriamo che almeno si dimezzi
questa programmazione che si sta ponendo in atto in questo momento. Però comunque sono 13 anni, e 13 anni di disservizi, di malsanità sul nostro territorio. Allora ecco che da qui scaturisce questa nostra proposta, di questo ordine del giorno che leggerò poi successivamente per poter chiedere la condivisione. Siamo sempre aperti a migliorare e a incrementare questo ordine del giorno in senso positivo. Ma l'altra preoccupazione qual è? Qual è l'altra preoccupazione? È che si spoglia un territorio per arricchire un altro territorio, e che praticamente, e la stampa pure in questi giorni ne ha parlato, non si riesce a individuare un'area dove realizzare la nuova struttura ospedaliera. Beh, amici cari, non so quanti di voi hanno avuto modo di leggerlo, al di là della nostra posizione, o perlomeno della mia posizione, però io credo che quando ci troviamo di fronte ad una visione degli amministratori di Lanciano, dove il sindaco di Lanciano, io casualmente nell'entrare sulla presente web TV dell'amico calabrese, invece di completare la dicitura dell'abruzzoweb.it, mi sono fermato a Abruzzo Web e sono andato sull'altra, a quell'aquilana. E guarda qua, all'improvviso, quando mi vedo l'Atlante, prima pagina, l'Atlante degli ospedali. I soldi ci sono, dubbi come e dove farli. Vado a leggere quello che ci riguarda e che ci interessa, e di queste cose ci dobbiamo preoccupare. Villa Martelli, Sant'Onofre, eccetera. Però il primo cittadino della Giano che cosa dice? Dice: vuole che il nuovo ospedale sia localizzato rigorosamente nel territorio comunale. Guardate, prima riflessione, parte di quei 371 milioni non sono solo e soltanto di Lanciano, sono del territorio, quindi rigorosamente nel territorio comunale. In Via del Mare, a fianco del vecchio mosocomio, come stabilito anche dal piano regolatore, oppure a Contrada Villa Martelli. La AS però ha proposto Contrada Sant'Onofre, a 12 km a sud di Lanciano. I sindaci del territorio, altre localizzazioni, ancora più baricentriche vicine ai loro comuni. Beh, non mi sembra che i sindaci del territorio, i restanti sindaci del territorio, stiano facendo campanile su questo argomento. Ma Mario Pupillo non ne vuol sapere, ribadendo anche che anche il nuovo ospedale fa parte del patrimonio di Lanciano. Beh, tra i posti letto, per chi non lo sapesse, tra i posti letto del nuovo ospedale ci sono anche i nostri 80 posti letto. Quindi non è solo e soltanto il patrimonio del Comune di Lanciano. E qui dunque va realizzato. Quindi non si discute, secondo Mario Pupillo. Lo difenderemo come stiamo difendendo il Tribunale e tutto ciò che può rappresentare un'eccellenza per la città. Beh, allora, quando poi apprendiamo queste dichiarazioni, beh, io credo che la preoccupazione sia veramente una preoccupazione che ha delle fondamenta. Basta girare un po', informarsi, ma io credo che molti di voi già sanno, gli ospedali nuovi non nascono dentro le città, non possono nascere dentro le città, devono avere una viabilità facile per essere raggiunti sia in entrata che in uscita, soprattutto per quanto riguarda da un lato l'utenza, ma dall'altro lato per quanto riguarda appunto le urgenze, i ricoveri, i soccorsi,
Tutte le realtà che stiamo vivendo, delle ultime realizzazioni, avvengono tutte fuori diciamo dall'ambito urbano, nelle vicinanze delle arterie stradali più importanti, dove è più facile raggiungere queste strutture. Ecco, questo credo in sintesi è il significato di questa convocazione, di questo Consiglio Comunale, per tirar fuori un ordine del giorno. Io me lo auguro e lo spero condiviso dall'intero Consiglio Comunale, e ribadisco che le risorse regionali, al di là di quelle che sono per altre realtà territoriali, quelle che sono per l'ospedale di territorio, io dico del Sangro, non può essere di Lanciano, l'ospedale del Sangro, lì in quelle risorse ci sono risorse che appartengono ai cittadini di Atessa, di Tornareccio, di Paglieta, di Perano, di Arco e via dicendo, e quindi non sono di Lanciano, come il sindaco Mario Pupillo, al di là della simpatia e la stima reciproca che c'è tra noi due, ma Mario Pupillo deve capire che non sono soldi di Lanciano, che sono risorse del territorio, e sul territorio queste risorse vanno indirizzate, perché è l'unico modo per fronteggiare. Poi io mi amplierò il concetto di territorio. Io mi auguro che ci sia un lume che illumini gli amministratori locali e che si superi gli aspetti di campanile. Del resto io ho avuto, insieme alla mia maggioranza, perché è condivisa, abbiamo avuto il coraggio di fare proposte dove deve nascere questa nuova struttura sanitaria che non è sul nostro territorio. Quindi ci siamo spogliati dal campanile. Vogliamo che si realizzi una struttura di eccellenza, una struttura capace di dare risposte concrete ai cittadini, ma allo stesso momento vogliamo che si dia un'identità a questa nostra struttura e che non sia lasciata come una scatola vuota, come spesso accade. Grazie. Grazie signor sindaco. Chi abbiamo la discussione, chi interviene? Scusate, il sindaco ha detto che leggeva il documento, sono solo su che l'abbiamo. Consiglio Comunale di Atessa. Faccio una postilla, spero condiviso, come ho già detto. Premesso che con provvedimento protocollo 16.419 CH del 30 marzo 2015 è stata disposta la sospensione dell'attività di chirurgia generale, di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Atessa. Preso atto che in seguito al provvedimento di sospensione dell'attività chirurgica vi sono stati diversi incontri e consigli regionali, con la presenza massiccia di numerosi cittadini arrivati all'Aquila più volte con diversi autobus per sostenere le ragioni di un territorio, cittadini purtroppo rimasti inascoltati. Considerato che la sospensione dell'attività chirurgica dell'ospedale di Atessa non ha comportato miglioramenti e incrementi di prestazioni negli altri presidi ospedalieri della nostra provincia, ecco il vestito, la stoffa tagliata che dice l'arcivescovo di Lanciano Cipollone. Si taglia prima la stoffa, poi si prende le misure all'individuo. Valutato che a seguito della chiusura dell'attività chirurgica dell'ospedale di Atessa, il mosocomio di Lanciano, quello che ha maggiormente assorbito l'utenza dell'ospedale di Atessa, non riesce a dare le dovute risposte e la lista delle attese si è notevolmente allungata. Basti solo pensare alla recente protesta di un cittadino di Sant'Eusebio del Sangro, riportato dal quotidiano Il Centro, che per un'ecografia deve attendere 2 anni. Rilevato che dalla chiusura dell'attività chirurgica dell'ospedale di Atessa, i sanitari dell'ospedale di Lanciano, vasto e del territorio e del tribunale del malato, si lamentano ripetutamente a mezzo stampa delle difficoltà oggettive nel dare risposta agli utenti,
non ultimo gli articoli del centro di mercoledì 29 e giovedì 30 settembre, dove si evidenziano attese lunghe fino a 2 anni per gli interventi chirurgici di elezione. Constatato che ormai è in atto una piena spoliazione di servizi, reparti e prestazioni all'ospedale di Atessa, come la vociferata prossima chiusura del reparto di medicina e del pronto soccorso. Rilevato che ad oggi, dopo 6 mesi dalla cessazione dell'attività chirurgica, nessun provvedimento è stato preso per definire una identità all'ospedale di Atessa, dimostrando disinteresse e nel contempo scarse idee programmatorie della nostra regione. Visto che da diversi anni si parla di nuovi ospedali da costruire di carattere comprensoriale e che da notizie fornite nei giorni scorsi dallo stesso assessore alla sanità Silvio Paolucci, il Ministero della Salute ha dato il via ad una dotazione finanziaria di 371 milioni di euro per realizzare 5 nuovi ospedali nella nostra regione. Ritenuto che la localizzazione per la costruzione dei nuovi ospedali deve essere condivisa dai comuni del territorio e che la stessa regione deve essere partecipa ad un progetto di pianificazione ospedaliera senza mortificare popolazioni appartenenti a territori meno fortunati. Io qua mi voglio fermare, voglio fare una piccola pausa di riflessione o di considerazione. La centralizzazione di questo ospedale, sì, da un lato dovrebbe, io uso il condizionale, migliorare le prestazioni sanitarie, però non tiene conto di un fattore. Noi abbiamo territori, non dico Atessa, adesso mi spoglio anche dai vesti di sindaco di Atessa, noi abbiamo territori con tra l'altro situazioni stradali drammatiche e chissà quando rivedremo strade in condizioni accettabili, con servizi di trasporto di carattere pubblico scarsissimi. E quindi la costruzione, utilizzare mezzi propri o a pagamento, privati a pagamento. Beh, a me sembra che il cittadino, non voglio dire Lanciano perché non voglio diventare antipatico agli amici di Lanciano, ma il cittadino di Pescara che ha dentro casa, dico Pescara, usciamo pure fuori provincia, che ha dentro casa l'ospedale, lo faccio il parallelo ai prodotti che oggi vanno di moda dell'agricoltura, al cosiddetto chilometro zero, raggiungono l'ospedale a chilometro zero. Ma sicuramente il cittadino di Schiavi di Abruzzo non raggiunge l'ospedale a chilometro zero, però il cittadino di Schiavi di Abruzzo, sulla scorta del reddito che produce, paga nella stessa misura le tasse del cittadino di Pescara. Questa è una riflessione che ci deve da fare. Questa politica di accentramento, dove si stanno togliendo sul territorio le funzioni più basilari e elementari della salute, che riguarda la salute. Ma io penso che sia una delle politiche più scellerate che si stanno producendo sul territorio, che vanno da, chiaramente parte a livello centrale e che le regioni poi di conseguenza si devono adeguare. Gli sprechi ci sono, ma anche questo governo non sta mettendo il dito nella piaga dove ci sono gli sprechi, e anche dentro la sanità ci sono molti sprechi, però il tasto giusto non lo vanno a prendere. Stavo dicendo, riprendo l'ordine del giorno, considerato che le risorse finanziarie di 371 milioni di euro sono finalizzate ad assicurare una migliore sanità nel territorio abruzzese e quindi le scelte per la individuazione delle aree per i futuri nuovi 5 ospedali devono essere del territorio, in quanto
dallo stesso territorio derivano i posti letto e a questi da assegnare. Propone di assicurare, in attesa della costruzione di un nuovo ospedale del territorio, la continuità delle attività chirurgiche dell'ospedale San Camillo di Atessa, oltre a migliorare i restanti servizi e reparti, nonché attivare tutte le necessarie procedure per realizzare e rendere funzionante il reparto di riabilitazione con codice 56. B. Dopo la realizzazione di un ospedale di territorio, di trasformare quello di Atessa in un polo di riabilitazione provinciale per trattamento post-acuzie, come l'esperienza della Regione Umbria del nuovo ospedale Narni Amelia, dove ai reparti di chirurgia e medicina sono stati assegnati 80 posti letti per la riabilitazione intensiva multispecialistica e ovviamente la necessità di attività poliambulatoriale. C. Che l'area per la costruzione del nuovo ospedale sia individuata in quella del Sangro Aventino, come quella alla foce del Sangro a ridosso della stazione ferroviaria di Fossa Cesia, Torino di Sangro, oppure l'area dell'ex campus per l'automotiva a Mozzacrogna, visto che il progetto è stato ormai abbandonato. D. Che l'area per la costruzione del nuovo ospedale di comprensorio sia comunque scelto e condiviso dai comuni del territorio e che la Regione dia il suo indirizzo nell'ambito di una pianificazione ospedaliera in grado di dare risposte concrete all'utenza regionale, nonché per attrarre interesse da altre realtà regionali verso il nostro ospedale, e che l'area da individuare sia di facile e funzionale accessibilità. Chiede il Consiglio Comunale al Presidente della Giunta regionale d'Alfonso e all'assessore alla sanità Silvio Paolucci di farsi carico in tempi certi e brevi di quanto sopra rappresentato e proposto. Inoltre, di prendere in considerazione la possibilità di realizzare una sola struttura ospedaliera di territorio che possa andare oltre l'area frentana del Sangro Aventino, ricomprendendo anche l'area del Vastese, quale polo di eccellenza sanitaria a sud della provincia di Chieti. Altrimenti faremo un altro piccolo ospedale, non di serie B, di serie C. Invita i sindaci del territorio, destinatari del presente ordine del giorno, ad esprimersi attraverso una delibera di Consiglio Comunale sulla proposta avanzata, superando campanilismi e interessi di appartenenza e di partito, affinché si possa individuare un'area che appartenga al territorio e non alla singola realtà comunale, nell'esclusivo interesse della salute dei cittadini. Invia la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, dottor Luciano Alfonso, all'assessore della Sanità Silvio Paolucci, ai capigruppo al Consiglio regionale, al Presidente della Quinta Commissione Sanità, dottor Mario Oliveri, al Presidente della Provincia, dottor Mario Pupilli, al Direttore generale della ASL Vasto Langiano Chieti, dottor Antonio Flacco, e ai sindaci del territorio, e per conoscenza al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzini.